Benvenuti a Il Mondo dei Perché. Oggi risponderemo ad una domanda nata dall'allarme lanciato dall'Ordine Dottori Agronomi Forestali, cooperative e federazioni agricole di diverse regioni d'Italia. Perché la Vespa velutina è pericolosa per la salute e l'economia? Iniziamo col capire di cosa si tratta. La Vespa velutina, conosciuta anche come la Vespa asiatica, è un insetto originario dell'Asia che sta attualmente destando grande preoccupazione tra apicoltori, esperti di biodiversità e ambientalisti non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questa preoccupazione nasce dalla rapida diffusione di questa specie invasiva in nuove aree geografiche, con conseguenze potenzialmente disastrose per gli ecosistemi locali. Questa specie invasiva è stata involontariamente introdotta nel sud della Francia nel 2004. In seguito si è diffusa in diverse nazioni europee tra cui Belgio, Spagna, Portogallo. Nel 2012, in Italia sono stati ritrovati degli esemplari in una trappola che faceva da monitoraggio, mentre nel 2013 è arrivata negli apiari. Gli avvistamenti hanno avuto un significativo aumento tra il 2020 e il 2022 soprattutto nelle regioni di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Qui in seguito, analizzeremo la sua biologia, evidenziando come si è adattata con successo a nuovi ambienti e le strategie che adotta per cacciare le api, un comportamento che rappresenta una seria minaccia per la nostra fauna locale. Ma le implicazioni della diffusione della Vespa velutina vanno ben oltre il suo ruolo di predatore delle api. Esploreremo anche l'impatto profondo che ha sull'ecosistema circostante, compresi gli effetti sull'intera catena alimentare e sulla biodiversità. Capiremo come la presenza di questa vespa possa alterare l'equilibrio naturale in modi imprevisti e potenzialmente dannosi. Illustreremo le strategie che stanno adottando gli esperti e gli apicoltori per monitorare e controllare la diffusione della vespa velutina, e come ognuno di noi può contribuire a preservare l'equilibrio degli ecosistemi locali. La vespa velutina è una vespa di notevoli dimensioni, caratterizzata da un corpo prevalentemente nero con bande gialle distintive sul torace. Questa colorazione la rende facilmente riconoscibile. Le sue dimensioni possono variare, ma generalmente raggiunge una lunghezza corporea di circa 2,53 cm. I nidi, di forma sferica, possono superare i 50 cm di diametro, sono localizzati principalmente sugli alberi, ma anche in vicinanza di aree urbane dentro edifici ad uso umano, come serre, capanni o terrazze. Il nido costruito a primavera si chiama primario. Raggiunto un certo numero di operaie, tutti gli esemplari abbandonano il nido primario per andare a fondare il nido secondario. Alla fine del periodo estivo le giovani regine fecondate, per superare l'inverno, abbandonano il nido per nascondersi in cavità riparate. In primavera riprendono la propria attività, costruendo nuovi nidi. Questo insetto predatore è altamente specializzato nella caccia. Tale caratteristica è ciò che lo rende particolarmente dannoso per le popolazioni di api locali. Vediamo come riesce a cacciare in modo così efficace. La vespa velutina è un cacciatore paziente e astuto. Una volta individuata l'ape in volo, grazie alla vista e all'olfatto molto sviluppati, segue la preda fino al nido. Raggiunto l'alveare, ha inizio l'attacco. In caso di nido naturale, le sue forti mandibole le consentono di sfondarne l'entrata. Una volta dentro, la vespa uccide le api con il suo aculeo velenoso e le trasporta al suo nido o quantomeno in luogo appartato per nutrirsi. Questo comportamento di predazione è altamente efficace e può causare gravi danni alle colonie di api locali. L'espansione di questo insetto ha un impatto significativo sulla biodiversità degli ecosistemi locali. Questi sono alcuni dei principali effetti. La vespa velutina è una predatrice di insetti, tra cui api, vespe native e altri insetti impollinatori. Attacca anche la frutta in maturazione. La sua predazione può portare a una diminuzione delle popolazioni di insetti, compromettendo l'impollinazione delle piante. Questo ha un impatto negativo sulla riproduzione delle piante e può influenzare la diversità delle specie vegetali nell'ecosistema. La competizione con altre specie di vespe e predatori locali per risorse alimentari può portare all'indebolimento o alla riduzione delle popolazioni di insetti nativi, con conseguenze negative sulla catena alimentare locale. Oltre alle api, la vespa velutina può cacciare altre specie di insetti, come farfalle, lombrichi e larve di altri insetti. Ciò può influenzare l'abbondanza e la diversità delle specie di prede,
con possibili conseguenze su predatori superiori che si basano su questi insetti come fonte di cibo. La predazione diretta sull'ape mellifera è ovviamente dannosa per gli apicoltori. Le api sono fondamentali per la produzione di miele, e la loro diminuzione a causa della predazione può ridurre le rese di miele. Anche la sola presenza della vellutina nei dintorni può creare uno stato di stress per le api che devono essere costantemente allerta e pronte a difendersi dagli attacchi delle vespe, il che può influenzare negativamente il loro comportamento e il loro rendimento nell'impollinazione. Gli apicoltori possono essere costretti a implementare misure di difesa aggiuntive per proteggere le loro colonie dalle vespe vellutina, come l'installazione di trappole o schermi intorno ai nidi delle api. Questo comporta costi aggiuntivi e lavoro supplementare. Le trappole rappresentano uno strumento importante per la cattura degli esemplari adulti. Esse sono spesso progettate per attirare le vespe con feromoni o esche, intrappolandole in modo che non possano raggiungere i nidi delle api. Le trappole possono essere posizionate in prossimità dei nidi di api o in altre aree strategiche. Il monitoraggio costante della presenza della vespa vellutina è essenziale per valutare l'entità del problema in una determinata area. Apicoltori ed esperti utilizzano tecniche adatte per rilevare la presenza della specie. Il monitoraggio aiuta anche a determinare il momento migliore per intraprendere azioni di controllo. Quando vengono individuati i nidi di vespe vellutina, vengono adottate soluzioni mirate. Queste possono includere l'eliminazione fisica dei nidi o l'uso di prodotti chimici registrati per il controllo delle vespe. Gli apicoltori e gli esperti seguono procedure specifiche per garantire la sicurezza delle api e degli operatori durante queste operazioni. L'educazione del pubblico è cruciale per coinvolgere la comunità nella lotta contro la vespa vellutina. I cittadini possono essere istruiti su come riconoscere la specie, segnalare avvistamenti e adottare misure preventive nelle loro aree. La sensibilizzazione può contribuire a una partecipazione più ampia e a una maggiore collaborazione nella gestione della vespa vellutina. Un semplice cittadino può contribuire ad un miglior monitoraggio costruendo una semplice trappola ecologica. Basta prendere una comune bottiglia di plastica da 1,5 litri e tagliarla in due parti, come nella figura. Nella parte inferiore va messa l'esca zuccherina. La migliore esca è risultata essere la birra chiara perché non attrae le api. La parte superiore della bottiglia va inserita nella prima metà, ma capovolta. Per permettere l'uscita di altri insetti catturati dalla trappola si consiglia di fare dei fori da 5,5 mm e porre un galleggiante nella birra. Per proteggere la trappola dalla pioggia si può apporre una tettoia. Le trappole possono essere sistemate nei diversi ambienti senza limitazioni, appendendole a rami di alberi e arbusti, oppure a ganci realizzati appositamente, a un'altezza dal suolo di circa 1,70 m. In un apiario, collocare le trappole ai lati delle file di alveari, a 20-50 cm circa dalla parete dell'arnia e ad altezza non superiore al livello del tettuccio. L'esca deve essere sostituita ogni 2 settimane circa. La lotta contro questa specie è spesso una sfida che richiede la collaborazione a livello internazionale. Paesi colpiti lavorano insieme per condividere informazioni, esperienze e migliori pratiche per affrontare questa minaccia globale. Le strategie di gestione della vespa vellutina sono multidimensionali e richiedono una collaborazione stretta tra apicoltori, esperti di biodiversità, agricoltori, governi locali e comunità. A tale proposito, da qualche mese, è disponibile l'applicazione per smartphone Stop Vellutina per agevolare la segnalazione di eventuali avvistamenti di nidi o esemplari, da parte di cittadini. Troverete il link dell'applicazione in descrizione. L'obiettivo principale è ridurre l'impatto della specie invasiva sulle api, sull'impollinazione delle piante e sull'ecosistema nel suo complesso, proteggendo così la salute delle api e garantendo la produzione alimentare. Nel caso di avvistamenti, come accennato precedentemente, non solo è possibile effettuare le opportune segnalazioni utilizzando l'applicazione Stop Vellutina, ma anche chiamando le autorità competenti come pompieri, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile e Osservatorio di Apicoltura. È altamente sconsigliato agire in autonomia nella neutralizzazione di un nido poiché può essere un'operazione potenzialmente pericolosa sia per le persone coinvolte nell'operazione, sia per chi transita nelle vicinanze. Gli insetti possono avere reazioni difensive con coloro che le avvicinano.
Inoltre i nidi possono contenere alcune migliaia di individui, soprattutto nel periodo estivo autunnale. Quindi la possibilità di punture può essere elevata, con possibili gravi conseguenze, come lo shock anafilattico nel caso in cui le persone siano allergiche al veleno degli insetti. Peraltro i nidi devono essere trattati per evitare il normale ciclo di vita delle vespe. Considerato che per ciascun nido è possibile generare fino a 200 nuove regine, si deve eliminare la possibilità che esemplari superstiti finiscano per espandersi e generare nuovi alveari per la stagione successiva. Ringraziando per la visione, ti invitiamo a condividere questo video al fine di sensibilizzare a questo problema più persone. Inoltre, se il video è piaciuto, ti ricordiamo di mettere like, e se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale. Noi vi salutiamo rimandando l'appuntamento al prossimo video.